Buon pomeriggio a tutti e benvenuti al primo incontro Matte Scienze Live del 2022, organizzato da Rizzoli Education e rivolto ai docenti della scuola secondaria di primo grado. Oggi parliamo di storia della scienza, in particolare di come e perché affrontarla in una classe. In questo webinar ci concentreremo su quanto questo tipo di argomento possa cambiare effettivamente la visione che hanno gli studenti della scienza e aiutarli a vedere la scienza stessa non come un insieme di conoscenze precostituite, come sempre viene intesa, ma come un prodotto di un processo più articolato, fatto di persone, scienziati e scienziate, tentativi, errori e tanta tenacia. Vi introduco la relatrice e il relatore che ci accompagneranno oggi, che sono Ernesta De Masi e Vincenzo Boccardi. Ciao Buon pomeriggio. Ernesta, buon pomeriggio Vincenzo. Eccoci qua, Pomeriggio. grazie di essere con noi qui oggi. Allora, Ernesto e Vincenzo, possiamo quasi considerarli ormai dei nostri habitué, quindi probabilmente molti di voi li conoscono già, perché ci hanno tenuto compagnia negli scorsi mesi con altri webinar di Matte Scienze Live. E cosa possiamo dire? Sono autori insieme ad Antonella Alfano e Giulia Forni del testo di Scienze basato sull'IPSE alla scoperta, edito nel 2019 Fabbri e Rizzoli Education, ma oltretutto a brevissimo uscirà il loro nuovo testo di scienze, sempre per SS1, Tra le dita, scienze da esplorare, sempre edito Fabbri e Rizzoli Education, sempre con Antonella Alfano e Giulia Forni, squadra che vince non si cambia, di cui già oggi potremo probabilmente vedere qualche estratto in anteprima. Presento però, per chi non li conoscesse, conoscesse brevemente Ernesta e Vincenzo. Allora, Ernesta è stata docente di scienze e matematica alla scuola secondaria di primo grado e formatrice in corsi nazionali per docenti. Ha collaborato con INDIRE ed è stata componente della commissione per il baccalaureato europeo per la fisica. Vincenzo è stato docente alla scuola secondaria e ha collaborato anche lui con INDIRE e con INVALSI e attualmente è dirigente scolastico e responsabile nazionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali. Prima di iniziare con il nostro webinar, vi ricordo alcuni brevi dettagli tecnici. Potete porre tutte le vostre domande andando sulla pagina tuadomanda.it e inserendo il codice 2405, oppure inquadrando, come potete vedere, direttamente il codice QR che si vede in sovraimpressione e che rimarrà appunto per tutta la durata del webinar. L'attestato di partecipazione sarà disponibile sul sito della casa editrice, come sempre, alla pagina Attestati entro una settimana. E per chi invece volesse accedere allo streaming in differita, ricordate che l'attestato sarà disponibile solo ai partecipanti che avranno effettuato l'accesso dalla mail di conferma di avvenuta iscrizione entro le 23:59 di oggi. Il video resterà disponibile sul nostro canale YouTube e le slide verranno caricate nella sezione Archivio Webinar del nostro sito. Adesso lascio la parola ai relatori, in particolare a Vincenzo, e vi auguro buon ascolto. Bene, allora oggi parleremo di storia della scienza e soprattutto metteremo a fuoco come può aiutare la conoscenza di alcuni aspetti della storia della scienza proprio nell'attività quotidiana che il docente svolge in classe. E partiamo subito con questa prima slide, diciamo, ecco. Spesso noi, come già Elisa ha detto un po' nell'introduzione, pensiamo alla scienza come prodotto, dimenticando che ciò che la scienza afferma è il risultato di un lungo processo. E per cui, se da un lato sono sicuramente importanti le idee e le teorie della scienza, è importante che i nostri ragazzi si confrontino anche con i metodi, con le pratiche, con quel lungo percorso che ha portato gli scienziati a arrivare alle loro conclusioni. Un percorso che ha previsto una serie di step, come il formulare ipotesi, il fare osservazioni, l'eseguire esperimenti, discutere risultati, interpretarli. Sono tutte capacità fondamentali che noi ritroviamo proprio
nel percorso della scienza. Ecco, questa slide è presa da quello che è il framework delle prove OCSE-PISA, prove che si svolgono a livello internazionale e che prevedono praticamente questo tipo di misurazioni. In realtà sono centrate sulle competenze degli alunni e queste prove, competenze che sono richieste dall'attuale contesto, no? Competenze vere e proprie di cittadinanza, potremmo dire. Però queste competenze ovviamente sono basate su conoscenze e hanno anche lo scopo di promuovere atteggiamenti positivi verso la scienza. Ecco, ma ciò che mi premeva mettere in evidenza è che anche il framework di OCSE-PISA, quando parla delle conoscenze, sottolinea che oltre alle conoscenze della scienza sono importanti anche le conoscenze sulla scienza, cioè su come procede il percorso della scienza attraverso il tempo. Quindi questo aspetto, come dire, diacronico del progresso scientifico. E allora la prima domanda che ci facciamo è: ma quale modello di sviluppo scientifico vogliamo presentare ai nostri ragazzi? Un modello di tipo dogmatico o un modello di tipo possibilista? Ecco, allora è giusto qualche slide così per fare un po' il punto su come anche la filosofia, più precisamente l'epistemologia contemporanea, da Popper in poi, concepisce il cammino della scienza. E allora, oggi si dà molta importanza non soltanto ai fattori interni, cioè quelli che praticamente riguardano gli addetti ai lavori, gli scienziati, ma anche ai fattori esterni, quindi il clima culturale del momento, gli aspetti, diciamo, socio-economici, storico-sociali. Ecco, tutti questi aspetti sono molto molto importanti, per cui le proposte che faremo dopo riguardano proprio la proposta di alcune scoperte scientifiche, la storia proprio di alcune scoperte. Questo è cruciale perché ci si rende conto che il cammino dello scienziato non è avulso dal contesto in cui lui interagisce. Ciò che lo scienziato produce e risente fortemente appunto di tutta una serie di interazioni che caratterizzano la sua attività. Ma non solo, un altro aspetto che oggi viene messo molto in evidenza è che esiste spesso la concomitanza di idee, Kuhn parlerà di paradigmi, Kuhn è un epistemologo, paradigmi che spesso concorrono tra loro, ma che sussistono l'uno accanto all'altro. Ecco, allora, ecco, questa slide ci fa vedere un pochino come è concepito in modo tradizionale il cammino della scienza. C'è un certo modo di pensare, un certo paradigma all'interno del quale il mondo della scienza e della ricerca si muove, la pallina verde. A un certo punto quel paradigma va in crisi per un esperimento che ne dimostra la falsità, un experimentum crucis. E praticamente, secondo questo modello, un po' così, molto semplicistico, si afferma un nuovo paradigma, quello rosso, e poi di nuovo un esperimento invalida anche questo paradigma, insomma un succedersi di paradigmi che nel modo di pensare comune va sempre più verso la perfezione, tende verso un punto d'arrivo. Ebbene, tutto questo modello, che potremmo dire di stampo neopositivistico, è stato messo in crisi a partire da Popper, dove prima di tutto abbiamo il pensiero di Kuhn, dove che comincia a dirci: guarda, che comunque spesso nei momenti di crisi esistono paradigmi concorrenti tra di loro, e in quel caso quello verde, quello rosso e quello blu. E poi dopo questi paradigmi, un po' come una sorta di selezione naturale, in questa lotta per l'affermazione, ne prevale uno, in quel caso quello rosso, e inizia, secondo Kuhn, un periodo di scienza normale. A un certo punto poi c'è di nuovo un periodo di crisi, ecco che emerge un nuovo paradigma, quello marroncino, e di nuovo si ha una crisi, questa volta quello marroncino prende il sopravvento, e di nuovo un periodo di scienza normale. Quindi già questo ci fa capire come le idee scientifiche non solo sono in continua evoluzione, ma si tratta di un cammino lungo, faticoso, che
praticamente un paradigma, un modo di pensare, a volte può essere abbandonato e sostituito da un altro. Se andiamo agli epistemologi più recenti, Feyerabend e Lakatos, addirittura qui possiamo vedere che anche ciò che diceva Kuhn viene messo in discussione. È evidente che abbiamo in questo caso questa specie di diagramma dove sull'asse verticale troviamo l'affermazione sociale di un modello scientifico, di un paradigma, e vediamo come questi tre paradigmi coesistono. In un primo momento, la prima parte del grafico sull'asse delle ascisse, abbiamo il tempo sulle ordinate e l'affermazione sociale. In un primo momento prevale il paradigma blu, poi dopo succede quello rosso, poi quello marroncino, poi di nuovo quello blu, ma nessun paradigma scompare. In pratica l'epistemologia ci dice che oggi è connaturato proprio al metodo scientifico il fatto che possano coesistere paradigmi diversi, modi di pensare diversi. E insomma, questo, diciamo, può essere, avere presente questo quadro può essere molto utile al docente nel presentare una serie semplice di attività che possono essere svolte in classe, che mirano a far capire proprio come procede la scienza nel tempo. E allora vediamone alcuni. Ecco, qui partiamo, possiamo essere una seconda media, partiamo da un esempio di biologia e proponiamo un esperimento che ha svolto un ruolo cruciale perché ha consentito di fare un passo avanti. E in che cosa consiste? Stiamo parlando di Robert Koch, che in pratica fu il primo a capire che le infezioni possono essere provocate dai batteri, e inizia in questo modo, in questo momento, un percorso che poi porterà alla scoperta degli antibiotici. Alcune malattie fino alla metà dell'Ottocento non si sapeva da che cosa fossero provocate, quindi non esistevano ovviamente cure, e l'affermazione, cioè il percorso che porterà poi a far capire che praticamente molte malattie hanno una natura infettiva di tipo batteriologico, praticamente è stato un percorso lungo che ha avuto alcune tappe fondamentali. Ma andiamo a vedere qual è questa esperienza proposta, che possiamo proporre così di costruire insieme con i ragazzi. Ebbene, lui studiò in particolare utilizzando uno strumento nuovo che a quel punto, in quel momento, era a disposizione degli scienziati, e osservò che la malattia che stava studiando, l'abbiamo tolto un secondo indietro, siamo nella seconda metà dell'Ottocento, e la malattia che stava studiando era una vera e propria minaccia per il mondo della pastorizia, praticamente era quella del carbonchio, che attaccava cavalli, pecore, vacche. Ebbene, lei osserva che nel sangue di questi animali colpiti si vedono dei bastoncini, dei bacilli. Ecco, allora, ecco, vedete che abbiamo anche riportato alcune immagini del nostro nuovo libro Tra le dita, dove praticamente ci sono un po' anche, c'è un po' tutto l'apparato didattico che fa da contorno a questo percorso e che è rivolto direttamente ai ragazzi. Un primo passo che compie Koch, che poi riceverà appunto il premio Nobel, viene quindi illustrato nella figura che vedete sul lato sinistro di questa slide. Ai ragazzi viene chiesto di quale passo si tratta e soprattutto viene anche chiesto di mettersi nei panni dello scienziato per comunicare questa sensazionale scoperta. Quale? Che nel sangue di questi individui malati ci sono questi bastoncini. Allora poi subito dopo l'ipotesi: ma è possibile che questi bastoncini, che sono appunto cellule procariote, sono poi i batteri, siano gli agenti che provocano questa malattia? E allora ecco che, isolando da un topo malato questi batteri e poi andandoli a inoculare in un topo sano, il topolino sano si ammalava e moriva, e nel sangue del topo sano si ritrovavano gli stessi bastoncelli, gli stessi bacilli.
praticamente, che erano stati inizialmente iniettati, quindi vuol dire che erano attecchiti, sono riprodotti, avevano trovato un terreno fertile, avevano portato a morte l'animale, e quindi in pratica è questa già la dimostrazione di cui si chiede ai ragazzi poi di contare, che effettivamente questi batteri sono gli agenti del carbonchio. E fatto questo, si è posta una prima pietra in quel percorso che dicevo porterà poi alla scoperta di quest'arma importantissima, che sono appunto gli antibiotici, e che ci hanno consentito di debellare tante malattie infettive. E il secondo passo lo compierà Fleming, e praticamente scoprirà di fatto i primi antibiotici. Fleming si trova qui di fronte a una piastra dove venivano appunto coltivati questi batteri, e per caso su questa piastra crescono delle muffe, e lui osserva che tutto intorno alla zona della piastra dove sono cresciute le muffe vi è una zona dove i batteri non sono cresciuti, quella che in termini tecnici chiameremmo un alone di inibizione. Ed ecco che ci troviamo di fronte a un tipico caso di serendipità, cioè di una scoperta che è avvenuta grazie al caso. E qui possiamo dire ai nostri ragazzi: ma veramente grazie al caso? Beh, in realtà possiamo dire che solo una mente allenata, una mente preparata, che sa cogliere anche in un dato anomalo praticamente la novità, e quindi partire da questo per elaborare un nuovo modello, una nuova teoria, in questo caso per prevedere che esiste una sostanza che uccide i batteri, quindi l'azione battericida, ecco, solo una mente preparata è in grado di cogliere questo. Quindi è importante anche come avere quella disponibilità a cogliere anche aspetti imprevisti che possono sorgere durante praticamente l'esplorazione, quindi durante la ricerca. Fleming ipotizzò che quindi quella muffa producesse una sostanza che uccidesse i batteri, e in pratica era il primo antibiotico, quello che poi sarà la penicillina. La muffa infatti era del genere penicillium. In questa slide si parla appunto di questa serendipità di cui già abbiamo parlato, per cui il passo successivo sarà poi dopo di Pasteur, e porterà praticamente all'utilizzo poi dell'antibiotico, della penicillina. Ma un passo importante da far capire ai nostri ragazzi è anche quello riguardante l'importanza dei gruppi di controllo. Qui abbiamo dei topolini che si ammalano e muoiono, e riavvivete sulla sinistra, mentre quelli a destra gli viene somministrato questa penicillina e praticamente guariscono e vivono. L'esperimento consiste nell'utilizzare 4 topolini a cui viene somministrato unicamente il bacillo, e altri 4 invece a cui viene somministrato anche l'antibiotico. E ovviamente qui si fa riflettere molti ragazzi sull'importanza anche del controllo, e quindi dei topolini a cui non viene somministrato l'antibiotico, perché il controllo è fondamentale per dimostrare in maniera definitiva che effettivamente la penicillina ha un'azione antibatterica, che quindi quelli che sono sopravvissuti non sono sopravvissuti per effetto del caso, oppure perché sembrava il batterio era poco virulento, ma sono sopravvissuti proprio per il trattamento della penicillina, visto che gli altri 4 erano morti. Quindi vedete come fare storia della scienza non solo ci permette di costruire il passato, e quindi di capire come si è arrivati a certe scoperte, ma ci consente anche di puntualizzare molto sul metodo. L'ultima esperienza che vi propongo brevemente è quella invece della scoperta del nucleo. Qui siamo in un campo un po' diverso, non più la batteriologia, ma siamo nella citologia sperimentale, e abbiamo Hammerling, un biologo che negli anni 30 praticamente studia sulla cetabularia mediterranea, questo organismo unicellulare con una cellula, un'unica cellula però divisa in 3 parti, con un cappello, un gambo e un piede.
Ebbene, che cosa? Queste acetabolare sono in grado di rigenerarsi, e quindi hanno un po' come le idre, negli organismi molto semplici è presente questa possibilità di rigenerazione, che tra l'altro abbiamo anche nel corpo umano, basta pensare al fegato, basta pensare alle unghie e così via. Bene, e allora che cosa succede se togliamo il cappello? Il cappello si rigenera sempre nella stessa forma, mentre invece il cappello da solo non è in grado di poter rigenerare il piede, perché il nucleo si trova nel piede. E quindi da questa esperienza Hamerling capisce che, come fa a vedere la slide successiva, dove si vede che praticamente il cappello senza il piede non rigenera l'intero organismo, quella X si indica appunto che la cellula degenera, capisce che appunto il nucleo è sicuramente essenziale. Ma anche qui un indizio ha bisogno sempre di una conferma, e quindi il successivo esperimento fu quello di fare degli innesti, cioè di innestare, di togliere il cappello, di utilizzare due tipi di acetabularia, quella mediterranea che ha il cappello liscio e quella della crenata che ha invece il cappello tutto sfrangiato. Dopodiché di togliere sempre il cappello a entrambe e fare degli innesti, e qui si vede che innestando il fusto della Mediterranea sul piede, il fusto, chiedo scusa, della crenata sul piede della Mediterranea, si rigenera il cappello della Mediterranea, mentre invece innestando il fusto della Mediterranea sul piede della crenata si rigenera il cappello della crenata. E quindi questa dimostrazione ci fa capire che di fatto si rigenera quel tipo di cappello che il nucleo della cellula praticamente determinava, quindi è il nucleo che determina che tipo di cappello formare, che quindi nel nucleo sono presenti tutte le informazioni necessarie per formare il cappello e per far vivere la cellula, visto che, come abbiamo visto prima, senza nucleo, l'abbiamo visto qui, la cellula degenerava. E quindi in pratica questi esperimenti storici hanno portato poi a capire l'importanza del nucleo, e poi da lì inizierà tutto un nuovo cammino per capire quali sostanze del nucleo contengono le informazioni, proteine, acidi nucleici, ma questa è tutta un'altra storia. Però nel frattempo ne abbiamo raccontato una sola, ma abbiamo fatto capire ai nostri ragazzi come la scienza ha uno sviluppo storico, e conoscerlo ci dà una marcia in più e ci consente di capire anche come a certe conclusioni si è arrivato con fatica, con un processo lungo, a volte anche con dei passi indietro, ma la scienza funziona in questo modo. Io, questo è un esercizio che viene fatto per i ragazzi, e praticamente, come vi dicevo, queste esperienze che vi ho proposto sono tutte prese dal nostro ultimo libro, Tra le dita, scienze da esplorare. Bene, io passo subito la parola a Ernesta, che continuerà a presentarvi delle esperienze da fare in classe, però questa volta in un ambito diverso, che è quello della chimica. Buon pomeriggio a tutti. Io in questa mia presentazione vi farò vedere esperienze più legate alla chimica e alla fisica. Parto dalla frase del premio Nobel per la fisica 2021, Giorgio Parisi. Mi è piaciuta molto questa frase, che mette insieme scienze e poesia. In fisica e in matematica è impressionante la sproporzione tra lo sforzo per capire una cosa nuova per la prima volta e la semplicità e naturalezza del risultato una volta che i vari passaggi sono stati compiuti. Nel prodotto finito, nelle scienze come in poesia, non c'è traccia della fatica del processo creativo e dei dubbi, delle esitazioni che lo accompagnano. Quindi mostrare ai ragazzi il processo che ha portato alla formulazione delle teorie è importantissimo. In questo mio intervento quindi focalizzerò la mia attenzione sulla storia della tavola periodica, vi farò vedere i passi più importanti che hanno portato alla tavola periodica che oggi utilizziamo,
Oggi che è l'11 febbraio ed è la giornata dedicata alle donne nella scienza, dedicherò alcune diapositive a storie di donne tra scienza e tecnologia. Anche lo stesso Mendeleev diceva, parlando della sua tavola periodica, che nessuna legge della natura, tuttavia generale, è stata stabilita tutta in una volta. Il suo riconoscimento è sempre stato preceduto da molti presentimenti, e lo vedremo ripercorrendo questa storia della tavola periodica. Vi leggo altre frasi di scienziati per capire l'importanza di questo strumento che abbiamo non solo come strumento didattico, ma strumento che aiuta la ricerca e che viene ancora costantemente implementato. Così Shapley, astronomo statunitense: la tavola periodica è probabilmente l'insieme di conoscenze più compatto e significativo che l'uomo abbia mai concepito. La tavola periodica rappresenta per la materia ciò che la tabella dell'era geologica rappresenta per il tempo cosmico. La sua storia è la storia delle grandi conquiste dell'uomo nel microcosmo. E ancora Snow, nell'imparare la tavola per la prima volta, vidi un miscuglio di dati casuali disposti in fila ordinata. Tutta la confusione, le formule e l'accozzaglia della chimica inorganica della mia adolescenza sembrarono disporsi ordinatamente secondo uno schema davanti ai miei occhi, come se uno si trovasse in prossimità di una giungla e improvvisamente questa si trasformasse in un giardino olandese. Probabilmente questa sensazione l'abbiamo avuta tutti quanti da studenti, quando per la prima volta abbiamo visto la tavola periodica e poi da quello che ci sembrava un caos è venuto fuori un ordine. E ancora Levi, che ha scritto questo bellissimo libro, Il sistema periodico, nel capitolo dedicato al ferro, ci dice che vincere la materia è comprenderla, e comprendere la materia è necessario per comprendere l'universo e noi stessi, e che quindi il sistema periodico di Mendeleev, che proprio in quelle settimane imparavamo laboriosamente a dipanare, era una poesia più alta e più solenne di tutte le poesie digerite in liceo. A pensarci bene, aveva perfino le rime. Anche Levi accosta scienza e poesia. E ancora Shelley, che è uno storico della tavola periodica, dice: ciò che è straordinario nella tavola periodica è la sua simultanea semplicità e familiarità unita al suo status veramente fondamentale della scienza. Allo stesso tempo, la tavola periodica è più di uno strumento per insegnare e imparare la chimica. Riflette l'ordine naturale delle cose nel mondo e, per quanto ne sappiamo, nell'intero universo. Quindi la tavola periodica è uno strumento importantissimo per la ricerca e per la didattica. Ma veniamo alla tavola periodica di oggi, che è quella che è stata formulata da IUPAC nel 2018, tenendo conto di tutti gli aggiornamenti più recenti rilasciati dalla Commissione su abbondanza isotopica e su pesi atomici. E l'anno successivo, l'anno 2019, fu proclamato dall'UNESCO anno internazionale della tavola periodica, proprio per celebrare i 150 anni dalla prima pubblicazione da parte di Mendeleev. In quell'anno furono attivate molte iniziative per celebrare proprio insomma, l'anniversario. E questa è la tavola periodica così come noi oggi la utilizziamo. Non mi fermo sulla descrizione, perché strada facendo vedremo, proprio attraverso il processo storico, come si è pervenuti a questa che oggi utilizziamo, sia come strumento didattico sia come strumento di ricerca. Parto da tanti anni fa, da Democrito. Sappiamo che la teoria atomistica fu formulata da Democrito su base filosofica. Secondo Democrito, la materia è costituita da piccole particelle indivisibili, infatti atomo deriva dal greco e significa proprio indivisibile, appunto Democrito chiamò queste particelle atomi, ma il termine elemento lo troviamo in Platone. Parlava di stocheion, che i latini hanno tradotto in elementum e noi in elementi, ma il termine stocheion significa elemento proprio primario, è un elemento che è alla base e all'origine di tutto. E nel Timeo Platone associava
agli elementi allora noti, che erano i quattro elementi aria, acqua, terra, fuoco, i solidi, i cosiddetti solidi platonici, i poliedri. Diciamo, gli studiosi greci erano meravigliati del fatto che di poligoni regolari ce n'erano tantissimi, di poliedri regolari solo 5. E quindi, seguendo la tradizione che associava, che identificava i principi ideali della realtà con i principi della razionalità matematica e geometrica, Platone associò i poliedri, che poi si chiamano proprio poliedri platonici, agli elementi. La prima definizione di elemento la troviamo però in Aristotele. Per elemento si intende il componente primo di una cosa qualsiasi, in quanto sia di una specie riducibile a una specie diversa. In tal senso, per esempio, gli elementi delle parole sono gli elementi di cui le parole consistono. Infatti, il termine stocheion all'inizio si riferiva proprio alle lettere che costituiscono le parole. Non mi soffermo qui sulla differenza fra archè e stocheion, semplicemente per dire che nella filosofia greca il termine elemento aveva un significato quasi esoterico, mistico. Elementi si chiama anche il titolo dell'opera di Euclide, quindi i principi fondamentali. Elemento ha questo significato nella filosofia greca. Ma andiamo avanti. Allora faccio un bel salto. Allora, tenterò di collegarmi a questo sito che mostra il diagramma storico dell'evoluzione della teoria atomica. Allora, vediamo se ci riesco. Non so se ci sono riuscita. La regia mi può aiutare? No. Va bene, allora ve lo descrivo brevemente. In effetti si tratta di un software che si chiama Time Toast, che potete anche utilizzare come strumento didattico. In effetti si utilizza, è un software che si utilizza online e permette di, una volta fatta una ricerca, un evento, diciamo, storico, di una cronologia di eventi storici importanti, potete sistemare questi elementi lungo la freccia del tempo, io dico, e cliccando su queste iconcine viene fuori la ricerca che i vostri alunni hanno fatto. Qui forse potete notare che diciamo, il grosso della ricerca sulla tavola periodica è dal 1800 al 1900. Allora, proseguo avanti con la presentazione, ma forse, ecco, Allora, la regia mi dice che va tutto bene? Sì? Allora, continuo. Allora, faccio un grande salto e quindi arrivo a Lavoisier, che pubblicò la prima tavola periodica degli elementi, una tavola che comprendeva i 33 elementi allora noti, e Lavoisier definiva elemento la sostanza più semplice che si ottiene dall'analisi chimica. Andiamo avanti. Arriviamo al 1817 e c'è il tentativo del chimico tedesco Dobereiner, che trovò questa proprietà, cioè poteva raggruppare gli elementi a tre, infatti chiamò questi gruppi triadi. Che cosa avevano in comune questi tre elementi? Avevano proprietà chimiche simili e inoltre l'elemento intermedio aveva un peso atomico medio rispetto agli altri due. Però perché non ebbe successo questa tavola periodica? Perché questa regola valeva solo per alcuni elementi, non per tutti. E arriviamo a questo congresso importantissimo di Karl Schuhe in Germania nel 1860, a cui parteciparono i chimici europei più in vista in quel periodo, e soprattutto la partecipazione dell'italiano Cannizzaro fu molto importante, perché Cannizzaro presentò i suoi lavori sui pesi atomici, anzi produsse un opuscoletto che distribuì ai 140 partecipanti, opuscoletto che fu importantissimo per gli sviluppi successivi. Ed è, segnalo questo aneddoto. Lo storico Schelli, lo storico della tavola periodica, ci dice che Mendeleev si trovava a questo congresso
non tanto perché fosse un chimico eminente, quanto perché gli capitò di trovarsi nel posto giusto al momento giusto. A mio avviso questi aneddoti sono simpatici e certamente interessano e in qualche modo incuriosiscono gli allievi, perché Mendeleev ebbe effettivamente molta fortuna nel suo percorso di scienziato. Andiamo avanti, arriviamo al 1862, in cui il geologo francese Deschamps Courtois che cosa fece? Pubblicò un articolo in cui spiegava la classificazione degli elementi da lui proposta, basata sempre sui pesi atomici crescenti. Il geologo francese aveva in mano il lavoro di Cannizzaro e il geologo progettò un grafico a spirale che era contenuto in un cilindro che lui chiamò vis telluric o ellisse tellurica, perché il telluro era l'elemento nel mezzo del grafico, e posizionò gli elementi simili su una stessa linea verticale, come poi farà successivamente Mendeleev. Ma la sua proposta non ebbe successo, innanzitutto perché veniva da un ambito non strettamente chimico e poi perché nel suo articolo il geologo non pubblicò questo grafico. Andiamo avanti e arriviamo al 1863 e il chimico inglese Newlands pubblicò una sua tavola periodica in cui ordinava gli elementi sempre in base al peso atomico, e successivamente nel 1865 notò che le proprietà chimiche si ripetevano agli intervalli di 8 elementi, enunciando così la legge delle ottave, ma addirittura fu deriso dalla comunità scientifica dell'epoca e fu riabilitato solo successivamente nel 1870, dopo che Mendeleev aveva pubblicato la sua tavola. Solo dopo, nel 1887, fu premiato con la medaglia Davy, che allora era un riconoscimento molto prestigioso. Questo proprio per segnalare che le tappe della scienza sono veramente tappe fatte di lavoro, di sudore, ma anche di delusione e di grande tenacia. Veniamo poi al chimico tedesco Meyer, molto sfortunato a dire la verità, adesso che sentirete la sua storia. Nel 1864 era al lavoro per la pubblicazione di un libro di chimica e aveva pubblicato in questo due tavole, una con 28 elementi e un'altra con 22, e utilizzava sempre l'opuscoletto di Cannizzaro con i pesi atomici. Nel 1868, producendo la nuova edizione del suo libro, produsse un sistema periodico con 53 elementi, ma sfortunatamente, perciò dicevo lo sfortunato Meyer, il suo editore smarrì questa tavola, che non fu pubblicata anche negli articoli successivi. Solo nel 1895, dopo la sua morte, fu pubblicata la tavola, ma troppo tardi per avere un impatto sulla disputa di attribuzione della tavola periodica. E veniamo finalmente al nostro Mendeleev. Perché Mendeleev era così ostinato nel voler ordinare gli elementi? Allora, Mendeleev era anche un insegnante e lavorava alla produzione di un testo di chimica, e si dice che aveva scritto le proprietà degli elementi su schede e le disponeva in un certo ordine come carte di un solitario. Gli storici parlano del 17 febbraio del 1869 come il giorno dell'illuminazione. Mendeleev doveva partecipare come consulente ad un meeting presso un caseificio, però quella mattina decise di rimanere a casa a lavorare, e si dice che a una certa ora era stanco e si abbandonò a un sonnellino ristoratore, e pare che abbia sognato la soluzione al suo problema durante questo sonnellino. E quindi allora veniamo alle pubblicazioni del nostro. Nel 1869 pubblicò una prima tavola e successivamente nel 1871 un'altra tavola. Ordinò gli elementi secondo il peso atomico crescente e nello stesso gruppo metteva elementi che avevano le stesse proprietà chimiche. Qui vedete i punti interrogativi, cioè Mendeleev intuì che gli spazi vuoti dove c'è il punto interrogativo, negli spazi vuoti dovevano esserci poi degli elementi non ancora noti. E infatti chiamò eca alluminio l'elemento che si doveva trovare sotto l'alluminio, eca silicio quello che si doveva trovare sotto il silicio. Eca significa proprio uno o simile a uno, e solo 6 anni dopo le previsioni di Mendeleev fu isolato il gallio, che aveva proprio le caratteristiche che aveva previsto il nostro Mendeleev.
andiamo avanti, faccio un grande salto. Arriviamo nel 1937 con la scoperta dell'elemento che poi fu chiamato tecnezio, e elemento che praticamente fu il primo ad essere prodotto artificialmente. L'attribuzione ha destato molte polemiche, però alla fine la scoperta è stata attribuita all'italiano Segre, e sembra che fu trovato nel laboratorio di Palermo, estratto da un pezzo di lastra di molibdeno che era arrivato dall'Università della California di Berkeley come materiale di riciclo. Doveva essere buttato, immaginate, doveva andare a finire tra i rifiuti. È importante la scoperta dell'elemento 43, che completa, diciamo, i buchi, fra virgolette, presenti nella tavola di Mendeleev, e poi è importante perché avviò la ricerca di nuovi elementi, dei cosiddetti elementi transuranici. Qui ho riportato la fotografia in cui Emilio Segre discute animatamente con Lise Meitner, che ugualmente ha dato grande contributo alla tavola periodica. E qui i nomi di alcune donne: Marie Curie, nota per due premi Nobel, uno per la chimica e uno per la fisica, per la scoperta del polonio e del radio; la tedesca Noddack, che scoprì il legno; e qui abbiamo invece la polacca Horowitz, che fornì la prova sperimentale dell'esistenza degli isotopi nel 1914; e ancora Perrey, francese, che scoprì il francio. E appunto la fisica Lise Meitner, che insieme a Dan scoprirono il proattinio; e la chimica Hofmann, che nel 1979 diventò la prima donna a guidare una divisione scientifica presso il laboratorio Los Alamos del New Messico. E qui vi segnalo questo articolo in cui appunto si descrivono tutti i contributi delle donne alla tavola periodica, contributi a volte rimasti veramente nell'ombra. Ma andiamo avanti. Quante tavole periodiche? Questa è molto interessante, qui troverete il link. Questa tavola periodica è stata pubblicata da un'università canadese che ha bandito un concorso per il 2019, in cui si invitavano studenti a descrivere, a disegnare in un esagono le proprietà degli elementi. E qua vedete un'altra tavola periodica in cui gli elementi sono ordinati in base al periodo in cui sono stati scoperti, e gli elementi sono raffigurati con i disegni dei vincitori di questi degli alunni che hanno partecipato a questo concorso, a cui hanno partecipato 118 scuole di 28 paesi. E ancora un'altra tavola periodica, questa tavola periodica così particolare, vedete che l'ho pubblicata tra i bollini dell'Agenda 2030. Perché? Perché questa tavola periodica, pubblicata dalla European Chemical Society, in pratica ha l'obiettivo di evitare, di invitare tutti i cittadini a riflettere sulla scarsità di molti elementi chimici al fine di evitarne gli sprechi. Nel libro Tra le dita già segnalate trovate proprio un approfondimento su questa tavola periodica. Che cosa ha di particolare? Vedete che gli spazi non hanno tutte le stesse dimensioni. Gli spazi più ampi sono riservati a quegli elementi che hanno maggiore abbondanza sulla tela, e anche i colori sono diversi. Che cosa significa un colore diverso? Rosso sono, in rosso sono colorate le aree di elementi di cui attualmente si fa un grande consumo, da renderli poco disponibili in 100 anni circa. In giallo ed arancione ci sono gli elementi meno critici, verde invece ci sono gli elementi ancora abbondanti. Ed è interessante, invece, il colore nero segnala quattro elementi: stagno, tantalio, tungsteno e oro, ed elementi che si trovano in zone di guerra, dove appunto ci sono conflitti, proprio per la proprietà di questi materiali. In altri riguardi trovate il simbolo dello smartphone, perché sono ben 30 elementi, perché questi elementi entrano nella costruzione degli smartphone. Quattro di questi elementi provengono dai minerali estratti in zone di conflitti, e altri sei sono elementi che hanno vita breve. Quindi per moda a volte sostituiamo uno smartphone ancora in uso, ma questo produce un grave danno all'ambiente, sia perché gli elementi stanno per esaurirsi, sia perché non tutti gli elementi, come mostra questa tavola periodica del riciclo, sono riciclabili.
Veniamo ora a quest'ultima parte del mio intervento. Come si può fare storia della scienza? Si può fare storia della scienza anche attivando dei laboratori particolari. Ecco, vedete, qui c'è Maria Lebrea. Maria Lebrea era un'alchimista vissuta fra il primo e il terzo secolo d.C. ad Alessandria d'Egitto. Ha inventato, tra l'altro, la cottura a bagnomaria, che porta il suo nome e che utilizziamo a casa, ma Maria Lebrea l'utilizzava per fare i suoi esperimenti di alchimia. Ha costruito vari strumenti, tra cui anche un distillatore, ma in laboratorio si può far costruire un semplice distillatore ai nostri studenti con una bottiglia tagliata e vedete arrotondata agli estremi. Questa bottiglia si capovolge su un bicchierino pieno d'acqua, si espone tutto al sole, l'acqua evapora, condensa sulle pareti della bottiglia e acqua distillata viene raccolta in questo ripiegamento che si è fatto nella bottiglia. Così, Alessandria d'Egitto, nota matematica, astronoma, filosofa, direttrice della biblioteca di Alessandria, tragicamente massacrata nel 415 d.C. da cristiani fanatici, ha inventato anche vari strumenti, tra quali l'astrolabio e il densimetro. Costruire il densimetro di Ipazia è molto semplice. Un po' di plastilina su una cannuccia e chiaramente si mette in vari liquidi, diciamo laddove se il liquido è più denso la spinta di Archimede è maggiore e il densimetro galleggia di più. Quindi si fa laboratorio, si ricostruisce un periodo storico, si studiano problemi sociali legati a quel periodo storico e si può fare tanto altro. È un modo di fare storia della scienza in maniera particolare. Così, ecco, Nancy Johnson è una delle prime inventrici ad aver brevettato la sua invenzione. Qui vedete l'immagine presente nel suo documento di brevetto. Chi era Nancy Johnson? Era una creativa signora americana casalinga che inventò la gelatiera per preparare il gelato per i suoi familiari. Sfruttava l'effetto crioscopico del sale che abbassa la temperatura di fusione del ghiaccio e con questo strumento che vedete qui riprodotto nell'immagine preparava un ottimo gelato. Si può fare il gelato in laboratorio? Sì, perché no? Occorrono due bustine richiudibili, in una si mette ghiaccio e sale, in un'altra gli ingredienti del gelato, si agita e dopo un po' l'effetto crioscopico del sale produrrà un delizioso gelato. E così anche Maria Telkes è stata una pioniera nell'uso dell'energia solare, infatti veniva anche chiamata Sun Queen, regina del sole. Ha inventato tanti strumenti che funzionano all'energia solare, addirittura ha progettato una casa intera che sfruttava l'energia solare e anche alcuni forni solari. In laboratorio si può costruire un forno solare, si può fare tanta fisica studiando passaggi di stato, studiando le applicazioni dell'energia solare e intanto si ricostruisce la storia di un periodo. E si rende onore a queste inventrici e scienziate che hanno comunque, anche se rimaste nell'ombra, prodotto dei benefici per tutta l'umanità. E concludo leggendo questa frase di Karl Popper: la scienza non è un sistema di asserzioni certe o stabilite una volta per tutte, e non è neppure un sistema che avanzi costantemente verso uno stato definitivo. Non il possesso della conoscenza, della verità irrefutabile, fa l'uomo di scienza, ma la ricerca critica, persistente e inquieta della verità. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie ancora. Eccoci qua, grazie a te Ernesta, grazie anche a Vincenzo per i vostri contributi. E, io ho qualche domanda che ci è arrivata dai nostri docenti. In particolare mi aggancio un attimo a, diciamo, l'ultima parte di Ernesta, dove venivano fuori un po' di nomi di scienziate o comunque di donne che hanno contribuito, no, in qualche modo alla scienza. Come giustamente ricordavi, Ernesta, oggi è la giornata internazionale dedicata alle donne nella scienza, e questa domanda cade a fagiolo, nel senso che ci chiedono in quale ambito scientifico, se ce n'è uno o più, ci sono particolari contributi delle donne che sono stati dati dalle donne, o almeno che noi, no, diciamo riconosciuti, perché poi chissà quanti che non sappiamo, no? Sì, in effetti, diciamo, fino alla fine del 1800 le donne non potevano
addirittura avere dei brevetti, perché non potevano avere proprietà privata. Avere un brevetto significava quindi avere proprietà privata, per cui alcune volte anche idee brillanti venivano pubblicate a nome dei mariti oppure dei genitori, per cui diciamo dalla fine del 1800. A meno che queste donne non avessero, cioè abbiamo notizie di donne che appartenevano a famiglie molto borghesi, benestanti, e quindi abbiamo traccia del loro lavoro, ma donne comuni come la Johnson, inventrice della gelatiera, o tante altre, di queste donne abbiamo poche notizie. Diciamo che dall'inizio del secolo le donne hanno avuto più spazio. Pensiamo alla Curie, che ha avuto due premi Nobel. Attualmente è possibile seguire delle ricerche perché l'ufficio brevetti pubblica, rende pubblici, cioè i documenti dell'ufficio brevetti sono pubblici, quindi si può accedere. E da una mia ricerca risulta che nel campo biochimico le donne si fanno più onore. Però c'è una differenza tra la nostra società e quella americana, per esempio. Le donne statunitensi pubblicano ancora a proprio nome. Le ricercatrici italiane sono inserite sempre in un contesto di ricerca più ampio, quindi lavorano in contesti di ricerca. Ma effettivamente le cose stanno migliorando, quindi abbiamo molti dati a disposizione che ci dicono che il ruolo della donna nelle STEM sta aumentando in maniera Il trend è positiva. positivo, meno male. Almeno una buona notizia in questa giornata, no? E invece ho una domanda anche per Vincenzo, più generale, che ci viene chiesto, no? In che modo, quindi questo proprio riguardo poi un po' tutto il webinar che avete fatto, quindi in che modo la proposta di esperimenti, questa volta quindi più che di personaggi, no? Di scienziati o di scienziate, ma proprio di esperimenti cruciali nella storia della scienza può aiutare i ragazzi a capire il metodo della scienza. Sì, beh. Abbiamo un po' detto all'inizio della mia presentazione come la scienza non è solo un insieme di contenuti, ma è soprattutto un metodo, un modo di lavorare, ed è proprio questo che è importante trasmettere ai nostri ragazzi. Ebbene, ripetendo in classe, anche se ovviamente in forma semplificata, alcuni esperimenti cruciali della storia della scienza, noi diventiamo protagonisti di questo percorso. E chiaramente in questo modo i ragazzi fanno proprio esperienza in prima mano, di prima mano, di persona, su come lavora lo scienziato. E capiscono anche, come è stato più volte sottolineato durante questo webinar, che il processo scientifico non è un processo lineare, non è un qualcosa di automatico che si snoda su binari sempre sicuri e di cui si ha la certezza del punto di arrivo. No, è un processo che invece è molto più complesso, che risente di molti fattori esterni e che chiaramente non dà la garanzia del risultato finale. Quindi è un processo da un lato faticoso, ma dall'altra parte anche entusiasmante, perché è qualcosa che prende l'uomo integralmente e che quindi soddisfa la sua sete di verità, di conoscenza, no? Questa sete che caratterizza l'indole umana. E allora ecco, ripetere quegli esperimenti cruciali è sicuramente fondamentale. Volevo Perfetto, anche grazie un attimino mille. riagganciarmi a quello Certo. che ho detto prima, alla domanda precedente, giusto così per Certo. raccontare un minuscolo aneddoto interno al nostro gruppo di autori di questo nuovo libro. E quando abbiamo pensato di inserire una rubrica su uomini e donne di scienze, io sono andato un po' in difficoltà perché curando la parte di scienze della Terra ho pensato, ma scienze della Terra non trovo nessuno. E invece poi mi sono andato a documentare e devo dire che in tutti i campi ho scoperto che anche in discipline dove sembrerebbe che le donne non abbiano dato alcun contributo, in realtà i contributi ci sono. Sono a volte poco evidenti, basta andarli a cercare. E noi nel nostro libro abbiamo messo proprio questa piccola rubrica, Donne e Uomini di Scienza, dove citiamo anche
i contributi offerti da tante donne che spesso sono rimaste in ombra. Esatto, probabilmente come dicevamo prima, più che una questione, no, di mancanza di contributo, è una questione di mancanza di conoscenza del contributo, no? Quindi proprio il fatto che tante volte magari questi contributi venivano dati, ma venivano pubblicati per diversi motivi, diciamo, storici, no? Dovuti a, diciamo, alla cultura dell'epoca, con nomi del marito, nomi della famiglia, e solo magari in situazioni molto agiate, quindi a un livello sociale sicuramente alto, allora lì ci sono pervenuti scritti, ci sono pervenuti, no? Sì. Insomma, abbiamo questa conoscenza del fatto che ci fossero donne già in epoca molto passata, molto remota, sì, che facessero scienza, no? Sì. Poi chiaramente immagino che anche l'accesso all'istruzione sia fondamentale, no? E sia ovviamente tutto collegato. E allora niente, purtroppo anche oggi il tempo a nostra disposizione è terminato, è sempre un po' tiranno, e quindi io appunto vi ricordo, come qua scritto in sovrappressione, che il video resterà disponibile sul nostro canale YouTube e le slide verranno poi quindi caricate sempre nel nostro archivio webinar. Ringrazio Ernesta e Vincenzo per l'ottimo contributo e per la chiacchierata. E ringrazio alla prossima, e ringrazio anche tutti i docenti che hanno seguito questo webinar, e vi do appuntamento al prossimo Mate Scienze Live. Va bene, noi ringraziamo e salutiamo tutti quanti. Grazie a tutti.